Inter che prosegue nel suo periodo d'oro, a 5 dalla fine vola il Toro contro il Toro, e tutti gli interisti in modalità volevi, comunque bravo Toro, hai fatto quel che potevi, in teoria sarebbe sfida per la salvezza, invece dell'Europa entrambe sentono la brezza, è la stessa suolo, Legnati a viso aperto, la spuntano alla fine i nero-verdi di Roberto, Parma rimontato, no scusate sono abituato, il Parma si rilancia 2-0 meritato, ci sono stati troppi svarioni dietro per la magica, 3 allo Shakhtar, 2-0 dal Parma, illogica, gran colpo degli azzurri con un ex interista, il Milan sta perdendo i nerazzurri di vista, il rigore c'era, però stavolta manca, energia in riserva, la squadra pare stanca, laziali per due volte in vantaggio per primi, e sempre per due volte sono raggiunti da Simi, poi segna alla fine, indovina chi Caicedo, auguri contro il Bayern, ci spero, non ci credo, Vlahovic fa triplete e porta la vittoria ai viola, ma il rinnovo tarda e a molte big fa gola, corre l'Atalanta con un passo da furia, Muriel i tuoi gol sono sempre una goduria, CR7 dato per disperso martedì, tripletta contro il Cagliari risponde così, anche se la pedata in faccia a Cragno era da rosso, la Juventus ora vede il secondo posto, a Bologna fanno quasi tutto Barro e Svamber, ma è tutta la squadra che ha giocato alla grande, Genoa Udinese pari con Pereira che ammalia, e fra 10 giorni torna in campo l'Italia.